Buonasera a ognuna delle persone collegate che ringrazio molto per il tempo che vorranno dedicarmi in questa mezz'ora pensata per questa presentazione. Ringrazio in particolare gli organizzatori del festival che mi offrono questa opportunità, così come ringrazio il team della casa editrice Interlinea che mi ha permesso di pubblicare l'antologia di poesie da me tradotte del poeta svizzero-tedesco Werner Lutz. Cercherò ora di accompagnare le mie parole con l'ausilio di slide, grazie alle quali sarà possibile seguire sia la presentazione delle traduzioni, sia l'originale dai quali ho tratto le mie traduzioni. E così sarà possibile anche seguire i passi attraverso i quali ho operato queste scelte traduttive. In ogni caso, leggerò la mia versione italiana, riferendomi ad alcuni aspetti dell'originale. In attesa che partano le slide, sottolineo che il mio lavoro di traduzione è nato quasi per caso. Nel 2008, di fronte al programma dei Solothurner Literaturtage in Svizzera, dove speravo di trovare materiale letterario contemporaneo da analizzare linguisticamente. Scorrendo quindi il programma con gli artisti presenti, mi sono imbattuta in Werner Lutz. Eccolo qui. Poeta, scrittore e grafico di Basilea, dove avevo vissuto per il dottorato. In particolare mi colpì una poesia, Fererte Ferne. Mi colpì molto per via di un'esperienza di lontananza che stavo vivendo in quel momento, ma che Lutz mi stava presentando con occhi diversi. Alcune le leggeremo insieme. Illustrissima lontananza, il suo arioso pensiero è anche il mio pensiero, perciò la saluto. Colmo di intramontabile amore, superando vallate e collinate. Per sempre suo affezionatissimo Werner Lutz. Sul momento non mi posi molte domande in merito all'uso ironico delle parole, perché ciò che più mi colpiva era il fatto che si trattava di una lettera scritta a un'entità più pensabile che visibile, mentre Lutz la stava considerando umanamente, addirittura illustre e illustrissima. Più avanti pensai infatti anche di tradurre con lettere maiuscole la stessa parola lontananza, così come anche il pronome la e l'aggettivo suo, che come vedete è nel primo e nell'ultimo verso. Andai a Solothurn e incontrai Werner Lutz. Raccontargli la mia esperienza davanti alla sua poesia fu occasione per iniziare un bel dialogo e interessante soprattutto sull'atteggiamento autentico del lettore, quindi del traduttore. Perché non è una novità parlare di responsabilità di fronte a un'opera d'arte. Questa responsabilità è stata infatti anche definita un'intima collaborazione tra colui che è letto e colui che legge, il quale ha l'onore e quindi anche l'onere di portare a compimento il destino dell'opera. Questo atteggiamento è stato definito un po' il segreto e terremotante atto di aprire la propria umanità all'incontro dell'altro. È nata così l'idea di una traduzione in italiano delle poesie di Lutz. Ne esisteva già una in inglese e una in rumeno. Partita la macchina traduttiva, mi sono resa conto che anche il mio lavoro universitario volevo che facesse un passo in più, con uno studio linguistico contrastivo tra il tedesco e l'italiano, cioè facendo emergere anche la parte speculativa da cui mi aspettavo di approfondire e verificare sul campo alcune teorie e riflessioni di studiosi della lingua e della traduzione. Dall'altra parte però volevo restare anche ancorata al solco tracciato dal poeta, quindi una volta tradotte le poesie accolsi molto volentieri l'opportunità di confrontarmi direttamente con il poeta che non conosceva bene l'italiano, però ne apprezzava la musicalità e quindi gli aspetti fonetici. E così invitai anche il mio secondo professore di dottorato, Karl Pestalozzi di Basilea, che mi ha fatto questo regalo di essere presente anche con un saggio nell'antologia. Poiché non sono una traduttrice di professione, vorrei ora mostrare soltanto alcuni aspetti e singolarità del linguaggio di Lutz e dall'altra anche il modo in cui mi sono mossa per mettere in pratica la sfida traduttiva che mi aveva esposto Werner Lutz stesso con queste parole. Ora tocca a lei, Lucia, essere un poeta. Sarà lei a scrivere poesie in italiano a partire dalle mie. La sfida era chiaramente enorme e sono qui per mostrarne un piccolo risultato. Il primo aspetto che colpisce di Werner Lutz è il suo rapporto con la natura. Lutz ne è stato un vero amante e ciò che sorprende infatti è il suo sincero intimo rapporto, quasi naif, con
con la natura dei suoi luoghi d'origine, il cantone Appenzell nel nord-est della Svizzera. Si lasciava sedurre dall'incanto dei paesaggi, dai profumi, ascoltava e ritraeva la natura quasi dipingendo la parole. Perciò non è un caso, infatti, che spesso i poeti sono anche pittori, e si pensi a Michelangelo, Raffaello, Rousseau, Gabriel Rossetti, ma anche Montale, Buzzati. E anche Lutz lo era a suo modo, infatti in una sua poesia si proclama ambasciatore dei colori. Nonostante occhi ingannevoli, nonostante il vedere che a volte fa male, mi proclamo ambasciatore dei colori. Per alcune raccolte di poesie sembra quindi di avere in mano dei cataloghi di vivaci dipinti che ritraggono la realtà quotidiana. Basta seguire l'io poetico e si entra in un mondo che nella penna di Lutz assume vita umana. Questo è dimostrato da alcune poesie. Ne leggiamo qualcuna in fila all'altra. Ogni tanto mi compare un nero corvino con collo di colomba. Guarda, è nata una storia d'amore fra i platani e il fiume. Un ramo mi cerca tastoni, una verde voce cerca la mia vicinanza. Ma anche l'ombra ha una capacità umana di abbracciare. Entusiasta di me, la mia ombra mi abbraccia. Osservando queste poesie mi sono accorta che effettivamente bisognava anche capire quando e dove nascono le poesie di Lutz. In una intervista, l'autore islandese Jón Kalman Stefánsson, definito il poeta che scrive romanzi, aveva affermato quanto segue: a volte le poesie hanno un percorso che non puoi seguire, non sai da dove arrivano. Scriviamo cose che non capiamo davvero. Scrivi di qualcosa che non sai, ma sai. Qualcosa che ti tocca e ti porta più avanti di dove immaginavi di essere. Alcune poesie, invece, egli dice, nascono da un fatto. Ecco, le poesie di Lutz nascono dal suo quotidiano stupore di fronte alla realtà più concreta e quindi potevano sorgere al mattino su un marciapiede troppo stretto, al crepuscolo in compagnia delle cicale schiumose, di notte quando non c'è mai troppa luce. La poesia poteva spuntare contemplando il mondo dalla finestra in compagnia del suo fedele amico, un bicchiere di vino rigorosamente rosso. Da diverso tempo il mio bicchiere di vino, pieno o vuoto che sia, sta sempre sullo stesso davanzale e insieme a me osserva il mondo intero, o anche solo la siepe della rosa canina, i suoi archi fioriti, che si distendono sui vecchi rami con millenaria irriverenza. Qui mi fermo perché in realtà, da una parte, è interessante quello che dicevo, che spesso si fa accompagnare dal bicchiere di vino nelle sue poesie, e dall'altra questo termine, questo modo di dire, Gott und die Welt, Dio e il mondo. E quindi io ho tradotto il mondo intero, sarebbe Dio e il mondo, sarebbe quindi più corretto dire magari l'universo intero. Ecco, la poesia di Lutz nasceva anche ascoltando la musica di Vivaldi e di Corelli, perché il mondo poetico e musicale, così insieme al mondo umano, si intrecciavano continuamente nelle parole di Lutz. Piove Vivaldi, piove Corelli, pioggia fiorentina oggi, accompagnata con viola da gamba. Per chi vuole avere un piccolo assaggio della lingua tedesca, qui è interessante notare il rapporto lessicale tra il composto tedesco, Gantenbegleitet, in russo, e una sua possibile resa in italiano, impensabile in una singola parola. Il tedesco, partiamo dal primo termine, può rendere di viol gambe, la viola da gamba, usando anche solo la base di gambe e aggiungere il participio passato, begleitet, formando un'unica parola, appunto gambe begleitet. L'italiano non può. Una poesia poteva anche nascere camminando sulle rive del Reno, vicino al quale egli aveva un atelier pieno di libri e di schizzi di disegni, contenuti anche in alcune raccolte. Oppure nasceva anche dopo aver pronunciato chissà quali parole che improvvisamente decidevano di virare a sud e mettersi in viaggio verso l'Etna. Le mie parole, appena pronunciate, virano verso sud.
verso Catania. Vogliono conoscere l'Etna, le sue nubi di cenere, la sua imprevedibilità. Ma anche parole ironiche potevano spuntare di nuovo, non solo di fronte a un momento di lontananza, come abbiamo visto all'inizio, ma anche davanti allo specchio che gli rammentava la sua calvizie, il cui inventore glielo definiva un illusionista. Signore, fai crescere un solo capello verde sul mio capo. Così Carlo e i suoi colleghi diranno: l'abbiamo sottovalutato il ragazzo. Qui possiamo guardare il fatto che la poesia è divisa in due parti e in ognuna sembra dominare un suono. Nella prima parte domina la fricativa glottidale sorda, Herr, Har, Haupt, e nella seconda parte invece la consonante occlusiva velare sorda, Karl, Kollegen, Kerl. Non essendo semplice riprodurre in italiano la fonetica dell'originale, così come era stata pensata nella prima e nella seconda parte, ho pensato di mantenere un solo suono, quindi una consonante sola, ma in entrambe le parti. E quindi fai crescere un solo capello sul mio capo, così Carlo e i suoi colleghi. È chiaro che ogni traduzione ha le sue caratteristiche e quindi soprattutto proviene da decisioni particolari. Una poesia poteva però nascere anche per strada, ascoltando la voce di una donna e quindi una voce femminile, una donna un po' troppo chiacchierona, oppure poteva nascere solo sotto una pioggia così intensa che gli rammentava la voce di quella donna chiacchierona, e così la voce stessa della pioggia diventa una chiacchierona. Una oltremodo femminile nuvola di pioggia, oltremodo chiacchierona, mi accompagna fin dal primo mattino. Dopo aver letto le poesie e anche la mia traduzione, Davide Rondoni mi ha fatto l'onore anche lui di scrivere un saggio presente nell'antologia, definendo Werner Lutz uno strano scienziato di questa strana cosa che è la poesia, una scienza nutrita di stupore, perché Lutz è un poeta del pensiero che reagisce attraverso una febbrile percezione del mondo. È chiaro che la resa traduttiva può far perdere questa febbre. Ma non pretendo certo di aver fatto la cosa giusta. Ho solo desiderato far conoscere al pubblico italiano, dando un mio personale contributo, questa febbrile percezione del mondo. Partiamo da alcune brevissime poesie, perché Luzio è noto anche per aver scritto poesie costituite anche solo da uno o due versi. Alcune sono semplicissime, alcune però sono pregnanti e invitano anche a riflettere. Facile trovare ciò che non si cerca. Anche i desideri hanno bisogno di riposo. Tutto si può attendere, perfino l'attesa. E l'io poetico di Luzi è anche geologo, vorrebbe aprire le pietre per scrutarne la storia. Aprire le pietre, investigare. Alcune poesie sono poi dedicate al silenzio e il già citato poeta Stevenson ha intitolato una poesia Nel silenzio conservo l'oro. Nel silenzio quindi significa che è un luogo dove poter conservare tutto ciò di cui si preferisce non parlare. Guardiamo come lo considera Lutz. Eccolo l'intransigente, permaloso, inconciliabile silenzio. Tastare il silenzio, la sua forma panciuta, la sua sensualità morbidamente argillosa. L'ultima di queste tre mi ha sempre attirato. Se vuoi entrare nel silenzio, meglio se ti togli le scarpe. Ora, leggendo queste parole, mi sono spesso interrogata, anche con il poeta, se valesse la pena scrivere la parola silenzio anche in italiano con iniziale maiuscola, come succede in tedesco, per ogni sostantivo tedesco si scrive maiuscolo, oppure se fosse meglio lasciarlo anonimo, minuscolo, senza pretese. Per una sola decidemmo che valeva la pena lasciarlo maiuscolo. Perché in questa breve poesia, che in realtà è una parola, un termine solo, scusate, un termine solo in tedesco, Stille Museum, reso in italiano Museo del Silenzio, abbiamo deciso di lasciare il termine silenzio maiuscolo, dandogli dignità propria. A questo punto vorrei andare un po' più in profondità e allora vorrei mostrare il lavoro linguistico che sta dietro a qualche scelta dal punto di vista contrastivo fra tedesco e italiano. C'è una poesia che mi aveva attirato fin dall'inizio e che io ho
rinominato per me Der Taucher. La maggior parte delle poesie di Lutz non hanno un titolo, come non hanno la punteggiatura. Questa poesia mi colpì moltissimo e l'ho ribattezzata infatti Der Taucher, che in italiano corrisponde a il sub, il palombaro, il sommozzatore. Molto breve, ma l'avevo interpretata come veramente pregnante. Qualcuno domanda: fai anche tu immersione? Ti immergi anche tu dentro te, verso te stesso? In un primo momento mi sono lasciata conquistare dalla proposta dell'io poetico di immergersi in se stessi, di essere sub e palombari dell'umano, come ha scritto Rondoni. Qui il lavoro di approfondimento linguistico è stato piuttosto semplice. La proposta si sviluppa su tre passaggi. Il verbo iniziale, fragt, ci dice che c'è qualcuno, jemand, che domanda. Il sostantivo taucher, il secondo verso, ci dice che questo qualcuno domanda in modo generico se siamo anche noi sub-palombari. Il verbo tauchst, del terzo verso, domanda invece, ci aiuta a capire che questo qualcuno ci chiede, cioè domanda, se facciamo proprio immersione in noi stessi. Tralasciando la scelta di Lutz, che ho già accennato, cioè che dopo l'edizione del 2006 ha voluto cancellare ogni elemento di punteggiatura dalle sue poesie per giungere un po' al nocciolo senza orpelli grafici, per la resa in italiano mi sono concentrata maggiormente sulla posizione delle parole. E quindi a livello sintattico si nota qui, per esempio, una struttura incrociata, a chiasmo, tra il sostantivo taucher e il verbo tauchen, e nell'altro incrocio tra il costrutto ripetuto di pronome e congiunzione coordinante du auch, in italiano anche tu, anche tu. A livello lessicale, nel secondo verso ci si imbatte nel sostantivo taucher, che abbiamo detto corrispondere in italiano a sub, palombaro. Ma cercando di restare ancorata all'originale, la difficoltà stava quindi nel trovare un verbo che subito dopo, come in tedesco, riprendesse questo sostantivo. Però i sostantivi italiani sub, sommozzatore, palombaro non potevano aiutarmi perché non hanno forma verbale, perciò sono dovuta tornare sul tedesco, sono ripartita dalla radice di Taucher e quindi dal verbo tauchen, che in italiano può essere reso con forma transitiva, immergersi, scusate, immergere, riflessiva, immergersi, o con l'espressione idiomatica fare immersioni subacquee e quindi fare immersione. Ho chiaramente optato per quest'ultima perché contiene da una parte il sostantivo immersione, che è adatto a rendere il sostantivo Taucher e quindi anche l'equivalente verbale riflessivo immergersi. Dall'altra parte potevo appunto mantenere l'effetto anaforico e la struttura a chiasmo dell'originale. Qualcuno domanda: fai anche tu immersione? Ti immergi anche tu dentro te, verso te stesso? Però, come si può notare, il traduttore inglese non l'ha mantenuto pienamente questo aspetto, perché nel secondo verso ha dovuto dividere il costrutto, chiaramente mettendo tu, doveva si dividerlo, e quindi are you a diver too? Mentre invece ha potuto mantenerlo introducendo also, quindi do you also dive into yourself? Per un'altra poesia ho dovuto invece riflettere un po' di più, perché oltre alla struttura a chiasmo si capisce che c'è un'altra struttura, quella tipica del tedesco a parentesi. L'incrocio, il chiasmo, è riconoscibile tra i verbi steigt e sinken in russo, e poi i sostantivi Dämmerung e Tischenstuhl. Il chiasmo è però interessante anche a livello semantico, perché il verbo steigen può significare calare, scendere, come sinken, e quindi accanto a Dämmerung la traduzione più immediata sarebbe cala il crepuscolo, ma può anche significare salire, e quindi il contrario di sinken. Vale la pena però fare una sottolineatura, perché in tedesco per alcuni verbi basta aggiungere un prefisso affinché cambi totalmente il suo significato. Per esempio, se nel verbo steigen aggiungiamo ein, diviene salire. Se mettiamo aus, diventa scendere. Se mettiamo diventa salire più scendere. Per esempio, scendere da un treno e salire su un altro. E quindi, per esempio, cambiare treno. Non essendoci prefissi, Lutz non ha voluto esplicitarlo. Ma a sua volta il verbo sinken, calare, è legato al sintagma nominale finale, aufgrund, e i due insieme a livello sintattico formano, come dicevo, la tipica struttura parentesi. Per
che è riconoscibile in molte frasi nel tedesco, nelle quali l'immaginaria parentesi che costituisce il nucleo della frase si apre con il verbo, in questo caso stehe, komme, spiele, ma si chiude con l'ultimo elemento della frase, auf, ins Kino, Klavier. Quindi, per poter capire la frase e quindi il suo significato, bisogna attendere l'ultimo elemento. A livello semantico, poiché il sostantivo Grund significa fondo, base, l'intero costrutto, sinken, aufgrund, significa affondare, sprofondare. Quindi davanti a questa ulteriore sottolineatura ho deciso di far rispecchiare l'incrocio sintattico del chiasmo anche in quello semantico. Perciò ho voluto lasciare sale il crepuscolo, tavolo e sedia affondano. Un ultimo chiasmo permette un interessante parallelo in merito alla musicalità della lingua. Perché le parole di Lutz sembrano dimostrare il contrario del solito cliché per cui il tedesco è ben strutturato, mentre l'italiano, essendo più libero, è anche melodico. In realtà fu il professor Pestalozzi che ci sottolineò molto bene questo aspetto sul tedesco e che mi spinse a marcarlo in italiano. Quindi qui si nota in tedesco, per esempio, che la struttura deve essere ben precisa, mentre in italiano è chiaramente più libera. O meglio, potrebbe essere più libera. Per cui, se la frase è principale e guardiamo gli ultimi tre versi, und ich, der mi singen mochte, che cosa succede? Und ich è la prima parte della principale che viene ripresa alla fine. Und ich möchte nun singen. Se la frase è principale, quindi come nell'ultimo verso, il modale deve precedere il verbo finito, möchte, e poi singen. Se la frase è secondaria, che è quella che vediamo come penultimo verso, der mi singen mochte, in realtà la loro posizione si deve invertire, quindi singen, il verbo finito, deve precedere il modale. E così anche per l'avverbio nun è ben difficile che possa essere messo in fondo, eventualmente all'inizio con qualche accorgimento grammaticale, ma è bene lasciarlo al centro. L'italiano invece sappiamo che è un po' più libero e quindi permette di posizionare i due verbi in entrambi i modi. Noi possiamo dire vorrei cantare, ma possiamo anche dire cantare vorrei. E così anche ora, l'avverbio lo possiamo mettere all'inizio. Ora vorrei cantare, vorrei ora cantare al centro o vorrei cantare ora. Volendo però restare legata all'originale, ho scambiato di posto il modale con il verbo e ho lasciato l'avverbio al centro, come in tedesco, e quindi ho ottenuto anche qui un risultato melodico che mi pare essere piuttosto simile al tedesco. Und ich, der nie singen mochte, möchte nun singen. E io, che non ho mai voluto cantare, cantare ora vorrei. A questo punto facciamo un altro passo. Non ce ne sono ancora tanti. A chi desidera esprimere qualcosa di profondo, come succede molto spesso ai poeti, la lingua non basta più e si sente autorizzato il poeta, chi scrive, chi parla, a creare in tedesco, a creare qualche cosa, sia in tedesco come in italiano. In particolare nella lingua tedesca vi sono quattro processi di costruzione delle parole, si chiamano Wortbildungsverfahren, e permettono di creare composti lunghissimi, molto noti anche a chi non studia tedesco. Anche nelle poesie di Lutz si incontrano neologismi, che sono spesso foneticamente curiosi e simpatici. Si tratta di Wortschöpfungen, sono letteralmente creazioni di parola. Spesso sono onomatopeiche e sono tratte per derivazione, ma per lo più per composizione, quindi sono costituiti da più lessemi, da più parole. Sono vere e proprie Spinnereien, le ho pensate come idee bislacche, provenienti dal registro colloquiale, perché sono giochi linguistici, sono caratterizzati da allitterazione, assonanze, che diventano una vera sfida per il traduttore. È ovviamente l'accorpamento di più termini e quindi di più lessemi a rendere i composti molto interessanti. Qui vi sono due poesie. Nella prima, i due composti sono costituiti da due barra tre lessemi, ma gli elementi sono in realtà quattro e si tratta quindi di morfi, morfemi. Ein Vormittagslüftchen, ein Elf-Uhr-Lüftchen. Il primo termine, quindi il primo composto, Vormittagslüftchen, è costituito da una preposizione, vor, seguita da due sostantivi, Mittag, Luft, e poi il diminutivo chien, che poi per ragioni morfologiche questo Luft diventa Lüftchen con l'umlaut e la dieresi, cioè. La
L'altro elemento, Elf ua Luftchen, invece è costituito da tre elementi, sostantivi, Elf ua Luft e poi Chien, il diminutivo di prima. Ma in quest'altra poesia mi sono resa conto ancora di più della capacità della lingua tedesca rispetto all'italiano. Questi due termini che ho sottolineato in rosso, Herz, Wind, Zerzaust, Herz, Blatt, Verwirrt, anch'essi sono due composti che sono costituiti da più termini, ma anche qui i morfemi sono più di due o tre. In questo caso, per esempio, nel primo, Herz, Wind, Zerzaust, vi sono due sostantivi, Herz, Wind, come nel secondo, Herz, Blatt, ed entrambi però sono seguiti dal verbo al participio passato, quindi con prefisso Zer e Fer, Zerzaust e Verwirrt. Nella traduzione era chiaramente impossibile rendere la stessa sinteticità dell'originale, perciò li ho tradotti come adesso ascoltiamo. Possibile che la pioggia primaverile assomigli all'innamoramento, scompigliato dal vento del cuore, turbato come foglia d'amore e spesso nel cadere già spezzato. Ma i primi ad essere esempi e a fare da modello delle Wortschöpfungen di Lutz sono i titoli delle sue raccolte, delle sue antologie, perché anch'essi sono impossibili da rendere in italiano con la stessa sinteticità lessicale, però sfidano il traduttore molto. Nella prima slide ve ne sono tre, nella seconda slide ve ne sono due. Questi tre sono costituiti da due lessemi: Kuss, Nester, Farben, Getusche, Bleistift, Gespenste. Per esempio, per Kuss, Nester mi sono anche divertita con una collega, figlia di una famosa teorica delle traduzioni, della traduzione. E perché Kuss Nester era già stato tradotto in inglese con Kissing Nests, quindi con due lessemi, ma due elementi diversi. E questo può essere tradotto in italiano, per esempio, con nidi bacianti, nidi di baci, e ovviamente quest'ultimo attira l'attenzione perché la preposizione di si porta dietro, cioè trascina la seconda sillaba del sostantivo precedente, nidi di baci. Per Bleistift Gespenste mi sono dovuta arrendere un'altra volta all'evidenza. Cioè la sintesi italiana non arriva alle capacità del tedesco, si può addirittura arrivare a rendere Bleistift Gespenste con tele di pensieri scritti a matita. Nell'altra slide vi faccio vedere questi due titoli, Treibgut, Zeilen, Schattenhang, Schreiten. Sono costituiti da tre lessemi. E qui è interessante però a questo punto invitare anche gli studenti che studiano tedesco, morfologia in particolare, a cercare una resa italiana il più sintetica possibile, per una dimostrazione sul campo. Se si parte dal termine, quindi dal titolo Schattenhang-Schreiten, il composto è un esempio di come iniziare a lavorare insieme, mostrando con un incrocio il passaggio da una lingua all'altra, dal tedesco in questo caso all'italiano, e quindi anche la diversa posizione che devono avere le parole. In questo caso è quasi obbligatorio l'incrocio, perché abbiamo pensato di tradurlo così. L'incedere lungo il pendio ombreggiato. Prima di concludere, vorrei ora mostrare il lavoro di analisi della lingua dal punto di vista però traduttivo e quindi contrastivo che si può celare dietro la traduzione di tre composti. Il lavoro mi è stato suggerito da una famosa teorica della traduzione durante un convegno all'Università di Colonia. Avevamo discusso un po' alla fine della mia presentazione, che l'aveva colpita molto e mi aveva dato alcuni commenti e quindi anche alcune idee per andare avanti nella traduzione. Una poesia in particolare rende bene questo lavoro di analisi che poi ho fatto. Notte, bruna e calda di animali, Babilonia di gocce, culle di sorgenti, gloglottii dell'acqua. Egli va fendendo la pioggia, mescolando il sonno della sperula. Inspirare, espirare. Notte, bruna e calda di animali. Qui bastano i tre composti tedeschi evidenziati in rosso a rendere l'esperienza traduttiva ardua ma anche invitante. Sono neologismi di Lutz, nati da una sua personale esperienza, che ho dovuto però andare a conquistarmi, perché paiono provenire dal mondo delle fiabe. Foneticamente risultano molto interessanti, soprattutto se pronunciati ad alta voce. Tropfentürme, Brunnenwiegen, Urdelgeister. Sono infatti onomatopeici,
e soprattutto irrintracciabile in dizionari di lingue. E allora, che cosa ho fatto? Sono partita dalla traduzione più letterale, torri di gocce, culle di sorgenti, folletti della gola. E poi mi sono accorta di essere in linea con la traduzione inglese, dropping towers, spring cradles, throat gargling. Però non ero molto convinta della mia traduzione e non so se di quella antinglese, ma quella non mi competeva, non competeva a me. Andai a cercare immagini e spiegazioni che mi potessero aiutare a capire l'esperienza con l'acqua che aveva fatto Lutz, che poteva aver fatto per arrivare a quei tre composti. Lutz ogni volta infatti si stupiva e apprezzava molto le mie ricerche di immagini e di fotografie che andavo a cercare per riuscire a captare le sue esperienze, ma anche per capire se i termini relativi magari a elementi naturali, potevano essere piante, fiori speciali che lui andava a cercare, e se avevo azzeccato, insomma. A questo punto in particolare lo colpivano quelli dove si capiva che io riportavo o che lo riportavano al momento in cui erano nate le sue poesie. Qui le parole potevano rispecchiare appunto i suoni e i rumori dell'acqua all'interno delle costruzioni intorno alle numerose sorgenti in Svizzera, dove si raccoglie l'abbondante acqua delle riserve idriche sotterranee. Quindi all'inizio mi feci trasportare molto dall'aspetto fonetico. Le sorgenti, infatti, sperando che non mi abbandoni il collegamento, eccolo qua. Esatto, qui le sorgenti vengono proprio catturate. Si parla infatti di Quellfassungen, dal verbo fassen che significa afferrare, prendere, in una specie di trogolo. A questo punto si crea, in questi punti, si crea un'acustica speciale, quindi vi sono suoni e rumori che ci possiamo ben immaginare e che il poeta ha espresso con quelle tre creazioni di parola. Mi sono dunque messa alla ricerca di termini italiani con assonanze, consonanze, allitterazioni che potessero rendere i composti tedeschi con simile efficacia. Per il primo termine, Tropfentürme, l'effetto fonetico in tedesco è dato dalla sequenza di due suoni, la consonante sorda T, Tropfentürme, e la fricata sorda occlusiva pf, Tropfen. Allora ho deciso di cambiare, e quindi da torri di gocce a cascate di gocce, perché mi pareva rendere meglio l'effetto con la ripetizione della consonante sorda K e il suono occlusivo G. Però non considerai definitiva neppure questa seconda soluzione, perché rispecchiava in parte l'aspetto fonetico, ma non rendeva ragione di quello semantico, cioè non teneva conto della coerenza testuale, quindi di quel rimando semantico che aveva spinto a creare quei tre neologismi onomatopeici. Volevo perciò rivedere il testo a livello ermeneutico, tenendo conto della relazione fra il poeta, l'io poetico e l'esperienza fatta. Perciò ho voluto riflettere ancora un po', perché la parola cascate, Wasserfälle in tedesco, sebbene queste provochino ugualmente un grande frastuono, in realtà si tratta di un precipitare dell'acqua a causa del suo corso e della discontinuità del terreno. Quindi alla fine ho scelto Babilonia di gocce, perché in tedesco, come in italiano, il termine è sinonimo di Durcheinander, disordine, gran confusione. Perciò Babilonia di gocce poteva rendere bene il frastuono che ci si può immaginare all'interno delle cavità di queste sorgenti. Per il testo composto, che ancora qui vediamo, Gurgelgeister, la decisione fu un po' più difficile, perché la traduzione quasi letterale, Folletti della gola, fa perdere l'effetto onomatopeico e comunque mancava ancora l'attenzione alla coesione testuale, anche perché la base del composto, cioè il secondo elemento, Geister, rimanda a spiriti, a fantasmi, quindi evoca l'idea di forze misteriose. E il primo elemento, Gurgel, è chiaramente onomatopeico, perciò per decidere un equivalente adeguato in italiano mi sono posta alcune domande. Che cosa fa l'acqua? Quali sono i verbi che esprimono le sue attività sia in tedesco che in italiano? Per esempio, in tedesco ho trovato che das Wasser strömt, verläuft sich, tropft, fino ad arrivare a plätschert, gurgelt. Ed ecco il gurgelt. Mentre in italiano l'acqua scorre, gocciola, filtra, si disperde, scroscia, mormora, ribolle, però fa anche i gargarismi, gorgoglia e gloglotta. Osservando quegli italiani mi è parso che un equivalente fosse rintracciabile in uno degli ultimi tre verbi evidenziati, gargarismi
per la sequenza fonetica della stessa consonante occlusiva G, gargarismi della gola, che rispecchia quella del composto tedesco Gurgelgeister, e quindi c'è anche un'allitterazione del gruppo fonetico gargar, che aumenta l'effetto onomatopeico. Gorgoglia mi attirava per la ripetizione della stessa consonante G e il particolare suono della consonante laterale palatale J. Potevo dunque rendere con spiriti gorgoglianti. Però Gloclotta ha attirato più di tutti la mia attenzione perché contiene anche un'allitterazione, il gruppo fonetico gloglò, che, come si legge nei dizionari monolingui, è detto proprio dell'acqua che gorgoglia, cioè il verbo gloglottare è una voce onomatopeica che imita il suono dell'acqua quando esce a fiotti disuguali da un recipiente a collo più o meno stretto. Quindi mi sembrava l'elemento perfetto. Inoltre, insieme alla doppia dentale occlusiva sorda T e alla doppia vocale I, forma una sequenza molto singolare, gloglottii. E siccome Lutz è considerabile un giocherellone della lingua, allora ho scelto gloglottii dell'acqua. A questo punto, alla luce di quanto vi ho mostrato, si comprende che Lutz, come la maggior parte dei poeti, amava ascoltare il mondo per poi insegnare al lettore ad ascoltarlo a sua volta. E quindi gli scrittori che cosa fanno? Lo fanno, cioè ci aiutano ad ascoltare la natura e il mondo circostante con un'arma assai speciale, che è la lingua. Quindi nella poesia con cui concludo, Lutz pare divertirsi a ripetere più volte la stessa parola in forme diverse, quindi con una funzione grammaticale diversa. La radice del termine è la medesima ed è rintracciabile nel sostantivo traum, il sogno. L'esempio è interessante perché mostra brevemente la differenza di possibilità lessicali che esiste fra il tedesco e l'italiano. Ovvio, un sognatore deve assomigliare a un sognatore. Occhi, capelli, grigio sogno, perché i sogni non si fanno a colori e non vengono sognati a colori. Ma è bello incontrare se stessi o addirittura rubare se stessi, sparire e non vedersi più grigiamente in un grigiore da sognatore. La radice del termine Träumer sarebbe il sostantivo Traum, sogno, che era già presente infatti in antico alto tedesco. Da questa derivano le altre forme. Träumen, il verbo, che significa sognare, ma significa anche darsi a fantasia, immaginazioni. E qui lo si può vedere in verbi come geträumt, che vediamo a metà della poesia, ma anche in verbi come verträumen, e quindi verträumt, trasognato, assorto. Poi lo si vede nel sostantivo träumer, träumer, che appunto derivando da traum significa colui che si lascia andare a pensieri e fantasie, ed è più raramente anche colui che sogna. E poi ci sono anche altri derivati come träumerisch, che significa appunto assorto in pensieri. Da notare il composto però Träumer Grau. Qui è ripetuto tre volte. La prima volta nel quarto verso. Augen, Haare, Träumer Grau. E nell'ultimo verso viene ripetuto due volte. Träumer Grau in einem Träumer Grau. Essendo un composto, la sua funzione grammaticale dipende dalla base, cioè dal secondo elemento. Grau, grigio, quindi sarebbe un aggettivo. Ma come lo usa Lutz? Nel quarto verso ha effettivamente funzione aggettivale, cioè riguarda occhi e capelli, e in italiano può anche essere reso graficamente con un trattino, occhi, capelli, grigio sogno. Nell'ultimo verso però lo troviamo sia maiuscolo che minuscolo. Laddove è maiuscolo significa che ha una funzione di sostantivo, come tutti i sostantivi tedeschi. Ma è chiaramente inventato e non è presente né nei dizionari né in alcun corpus linguistico. Quindi, come tale, volevo renderlo però in italiano. Laddove invece è minuscolo, lo ritroviamo come nel quarto verso e avrebbe di nuovo funzione di aggettivo. Però, per la resa italiana, potevo permettermi un ragionamento in più, perché si trova, in quella versione che ho messo, accanto a tre verbi: incontrare se stessi, rubare se stessi, sparire. E se rendiamo auf nimmer Wiedersehen con un quarto verbo e non vedersi più, Träumer Grau si trova subito dopo quattro verbi, quindi potrebbe anche essere considerabile come un avverbio. A questo punto, però,
Auf Wiedersehen in tedesco equivale a addio per sempre, quindi è un sostantivo deverbale usato in modo scherzoso. Quindi da una parte si può rendere come non vedersi più, dall'altra, nello stesso modo scherzoso tedesco, addio per sempre. E Träumergrau può essere considerato, quindi, se vicino ai verbi come un avverbio, ma anche, abbiamo detto prima, come un aggettivo. Quindi di fronte a tale ricchezza linguistica ho dovuto di nuovo arrendermi. E quindi l'italiano, perché appunto l'italiano non offre altrettanta sinteticità lessicale e grammaticale, cioè così una tale ricchezza in un'unica parola. Perciò concludo proponendo due traduzioni. Ovviamente una delle due è nata, come spesso accade, solo dopo diverso tempo della pubblicazione dell'antologia, per cui non ho potuto inserire entrambe. Allora, una possibilità è quella che vi dicevo, mantenere il verbo e dire sparire e non vedersi più, grigiamente, in un grigiore da sognatore. L'altra possibilità, che è quella che più mi piace, è quella di restare legati all'originale, quindi sia al modo di dire scherzoso, addio per sempre, sia al termine Träumergrau in quanto aggettivo, rendendoli cioè sparire, addio per sempre, grigi in un grigio da sognatori. Poiché non ho alcuna pretesa traduttiva, lascio a chi lo desidera di operare la propria scelta o di crearne una nuova, perché come disse Ameluz, ogni traduttore di poesie può diventare a sua volta poeta. E con questo non mi resta che ringraziarvi molto per la vostra attenzione, perciò vi saluto e attendo eventuali indicazioni. Grazie.